parlano di Ruzzo oggi quando sanno che nel 2010-2011 la società, anzi prendemmo coscienza tutti, perché la gestivano loro che oggi dicono che succede a Ruzzo, e loro ci dissero: guardate che c'è la società che gestisce le acque, ha 106 milioni circa di euro di debiti. E loro disse: dobbiamo fermarci, dobbiamo mettere un CDA tecnico. E all'unanimità, ricordo a loro, mettemmo una nuova dirigenza per cercare di rianimare un paziente che stava morendo, perché una società, faccio domanda a voi, una società che ha 106 milioni di euro di debiti, come fa a vivere? Solo un imbecille legge, dice: oddio che succede a Ruzzo. Ecco, un ragazzo che adesso si affaccia alla vita pubblica, ma se domandiamo a tutti, sanno che Ruzzo ha una miriade di debiti. E io dico, forse questi 5-6 sindaci sono tornati dall'America dopo 20 anni, oppure quando votavano all'unanimità qualche anno fa i CDA tecnici non sapeva come stava il Ruzzo, lo sanno e come. Adesso qualcuno vuole farsi un po' di visibilità politica, perché qui purtroppo quando non si ha idee, non si ha la visione, si parla alla pancia della gente dicendo le tariffe sono aumentate. Io lo so che le tariffe sono aumentate, ok? Per sostenere quel debito, perché se no la società è morta, stiamo sostenendo quel debito che loro, non direttamente, ma che il loro gruppo politico ha generato. Ecco, io perciò mi dispiace, noi abbiamo dei problemi reali, ho detto prima, quei 5-6 sindaci che oggi hanno per fortuna degli amici a Roma, al governo, dovrebbero invece spendere il proprio tempo per parlare del problema grosso che abbiamo sulla 14, chiamare la De Micheli, portarla qui, non solamente per attività culinarie, come già è successo nell'estate scorsa che la De Micheli è venuta qui. Ecco, deve occuparsi di questo problema serio. Dobbiamo occuparci, a quei 5-6 sindaci dico, della ricostruzione, perché un mese fa annunciavano svolta nella ricostruzione, nel decreto c'è questo e questo, l'altro giorno gli stessi sindaci siamo delusi, nel decreto non c'è nulla, buttiamo le fasce, le mettiamo nell'armadio. No, la proposta che vi faccio invece io, tutti i sindaci, perché la gente ci delega e ci vota per fare questo, andiamo a Roma, a Montecitorio, e stiamo lì davanti giorno e notte finché non scrivono una legge reale sul terremoto per la nostra provincia, per la nostra regione, e finché non si porti sul tavolo il problema della 14, perché la nostra viabilità sta peggio della Liguria, anzi la Liguria riparte prima con il ponte che hanno ricostruito in 12-18 mesi.